Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. Oggi siamo ospiti del team Green Project Bardiani CSF Faizanè per la tappa Teramo San Salvo del Giro d'Italia 2023. Nel 2010 feci il primo giro della mia carriera proprio con questo gruppo e oggi, dopo 13 anni, torno qua per farvi scoprire ciò che si cela dietro al duro ruolo del massaggiatore. Gianluca, com'è iniziata la giornata del massaggiatore? Allora, ogni giorno non è mai uguale, però oggi, rispetto a ieri che era la prima tappa e giustamente c'era una crono con orari diversi, un po' più tranquilli, oggi abbiamo anticipato un pochino la nostra sveglia, perché comunque sia c'è sempre da lavorare, diciamo, nel dietro le quinte. Quindi come può essere dalla preparazione della colazione per i ragazzi, i classici, colazione normale tra latte e cereali, come può essere pasta, riso, appunto, che servono a loro, quindi noi anticipiamo un po'. Quindi vi svegliate un'ora prima almeno? Minimo un'orario, sì, minimo un'oretta, anche un'oretta e mezzo, dipende quello che c'è, perché poi siamo in cinque e ognuno fa un compito, ci siamo divisi dei compiti, quindi chi deve preparare magari dei cestini o chi deve preparare la colazione, le macchine, le borracce, i vari rifornimenti che affronteremo durante la giornata. Quindi anticipiamo per essere precisi, pronti all'orario della partenza. Avete già preparato panini e tartine la sera prima, giusto? E allora, noi ormai da qualche anno i panini li facciamo poco, facciamo più che altro i classici risini che ormai vanno di moda, riso. Sì, okay. Le tartine di riso. E vabbè, poi barrette, rice cake, bravo. Facciamo delle rice cake belle grosse e poi giustamente proporzioniamo in base alla grandezza che è stabilita anche dal nostro dietologo per avere quel giusto quei giusti valori nutrizionali che servono. E quindi ecco, prepariamo tutto la sera prima, poi magari la mattina incartiamo e mettiamo nelle giuste borsette, musette, anzi nelle musette, ognuno poi alla sua. Oggi con questa bellissima giornata il problema più grosso è mantenere le borracce fresche il più possibile. E invece all'incontrario, quando ci sono le giornate brutte, c'è un po' di caos, perché giustamente c'è da preparare il tè caldo per i ragazzi, magari durante i rifornimenti, e a fargli trovare, da darlo anche agli ammiragli quando passa il gruppo, e magari giustamente prima della partenza sistemarli e prepararli con dell'olio scaldante o creme scaldanti per essere già un po' pronti magari a qualche eventuale partenza forte del gruppo. E quindi magari in quelle giornate è un po' caotica la partenza. Ora siamo abbastanza tranquilli perché tutto procede bene, e c'è caldo e fortunatamente siamo messi bene per adesso, ecco. Ufficiale la seconda tappa, la Teramo San Salvo di 202 km. 12:35. Allora, il saluto alle... Madonna mia! Allora, il saluto ai bambini è d'obbligo. Bello, cacciato. Aspetta, ce n'è un altro, dammi. Perfetti. 2-2-2. A me nulla. Grande. Percorsi 4 km dal via. Siamo a posto così, grande. Grazie. Va bene. Buschettina, grazie. Grazie. Vabbè, alcune prendiamo ad esempio oggi sta passando, vabbè, abbiamo fatto ancora 31 km dal via e per adesso è passata benissimo, perché ci siamo fermati anche a prendere un po' di arrosticini, dei tifosi ce l'hanno gentilmente offerti, abbiamo un bel po' di vantaggio rispetto al gruppo, quindi anche in un paesino magari vediamo se c'è anche un bar
di solito e ci si ferma anche a prendere un caffettino, ammazziamo un po' il tempo per non arrivare magari lì al punto dei rifornimenti e perdere magari un'oretta, no? Quindi giustamente siamo parecchio in anticipo, quindi ci si gode un po' i panorami, a volte ci fermiamo pure noi a fare qualche foto. E si dorme perché se arriviamo anche presto qualcuno tipo lui sta lì, dorme, e quindi quando manca una ventina di minuti allora iniziamo a preparare tutte le cose. Ora noi quando arriviamo lì al posto stabilito il nostro rifornimento iniziamo a preparare le musette dei rifornimenti. E quindi prepariamo le musette con tutto quello che mettiamo, quindi carbo, acqua, e risini, le famose porzioni delle rice cake, e barrette, gel, tutto quello che necessita, ecco. Così una volta preparate aspettiamo solo il passaggio. La parte più bella, vabbè, comunque sia, si crea sempre un rapporto bello sia con i colleghi che con i ragazzi, no? Quindi poi giri tanto, quindi ti deve comunque sia piacere la vita comunque sia del mondo del ciclismo, perché c'è qualcuno che dice che la vita del ciclista, compreso anche lo staff, è un po' una vita da zingaro, perché a casa ci stai poco. Un giorno sei in un hotel, l'indomani sei in un altro, quindi ti deve piacere. Se ti piace quello lì, oltre al massaggio, giustamente, che sarebbe il tuo lavoro, cioè te sei in una botte di ferro, è come se uno fosse sempre in vacanza. Quindi la parte bella è che, vabbè, stauri comunque sia un buon rapporto, viaggi tanto, vedi posti belli e comunque sia conosci altre persone. Ecco. Ci sono quei ragazzi che magari sono un po' asociali, magari. Però a me piace, ecco, anche conoscere tanta gente, perché sono un tipo anche abbastanza sociale, quindi socievole, non sociale, socievole. Per me quello lì è anche, insomma, una bella cosa. Ma Alan dov'è? Che fine ha fatto Alan? Alan è qua, vi ho raggiunto adesso. Mi hanno messo con il parcheggio media lontanissimo dai bus e non sono riuscito. Secondo a venire. Secondo me ti avevi trovato un barrettino e non volevi una buona compagnia. Ho già fatto pausa pranzo. Ah, noi invece ti avevamo portato pure il dolcino, e me l'ha fregato, eccolo qui. Me la spostate anche, voi massaggiatori. Oggi è andata bene, oggi è andata bene, sì. Animato. Adesso poi mi metto a ruoto così non mi perdo più. Così oggi sei con noi, dai. Fatto dolcetto. Dolcetto, ci sta. Questo qui ora è il dolcino che spetta ai direttori. Non è il tuo. Ah, è un regalo per i direttori. Questo è il regalino per i direttori. Sì, perché anzi, il direttore la giornata in macchina hanno bisogno di. Giustamente oggi la tappa è un po' tranquilla, quindi lì si. Anche un po' noiosetta, se vogliamo dire, magari. Quindi non il, si il dolcetto fa tornare il sorriso. Rallegra un po' la giornata, sì. Andiamo a questo rifornimento, dai. Questo va ai direttori. Guarda come vi vistono i massaggiatori, vistiati voi direttori. Picot, grazie, questo è per te. Buono, eh? Thank you.
Ora stiamo preparando il secondo rifornimento con le borracce per i ragazzi, e solo borracce, non più sacchetti, e stiamo ritagliando degli elasticini per attaccarci anche dei gel di carbo insieme alle borracce, ecco, così magari hanno un altro rinforzino in più, ecco. Sono pronte le borracce per l'ultimo rifornimento? Le borracce, ragazzi? Sì, tutto a posto, siamo in perfetto orario. C'è anche il signore qui che sta controllando che sia tutto a posto. Come i cantieri. Va tutto, tutto bene? Tutto regolare. Massaggiatore è il tuttofare della squadra a livello materiale, non a livello logistico. Il massaggiatore è quello, è colui che deve coccolare il corridore dalla mattina fino a quando si sdraia sul lettino. Lo deve supportare anche moralmente, perché il corridore può avere un momento di crisi, può avere un momento di gioia, e tu devi essere sempre lì a dirgli bravo. Non mollare. Vuole un risino al cocco? Faremo di tutto per farglielo avere, il risino di cocco. Dobbiamo coccolarli e, ripeto, dobbiamo essere come una mamma e un papà con i corridori. Non è solo buttati sul lettino, ti faccio il massaggio e poi dopo buonanotte. Il gruppo di 3 minuti e 10 secondi, 3 e 10. Perché quando il corridore è qua, che è in crisi e ha sete, e l'ammiraglio è a 20 minuti dietro, noi siamo su ancora di speranza. C'è il mio massaggiatore qua che mi dà la borraccia che gli ho chiesto, perché hanno fiducia in noi, altrimenti non ci farebbero neanche massaggiare. Purtroppo, non avendo l'accredito per stare con il team, oggi ho sempre inseguito, sono sempre arrivato più tardi, però per fortuna il mio prode Davide è rimasto sempre sul pezzo. La tappa è finita, però per i massaggiatori ovviamente il lavoro continua, perché ci saranno da fare 40 km di trasferimento e poi ovviamente il massaggio. Avanti, avanti. Eccolo qua, finalmente il massaggio. Finalmente, fai finalmente. Per cui sei teoricamente pagato, perché tu, cioè, il massaggiatore, il massaggio lo deve fare, giusto? Il massaggiatore, se non fa il massaggio, che massaggiatore è? Esatto, però oggi in tanti hanno scoperto che nelle mansioni del massaggiatore sono tante cose. Sì. Cioè, dal guidare i mezzi, fare i rifornimenti, preparare il cibo tutto, durante, sì, la corsa, il post gara, anche il recupero, sì, soprattutto, più ovviamente poi giustamente i mezzi. Bravo, hai detto una cosa anche giusta, perché magari tanti ci vedono sulle ammiraglie, però in gara, perché poi anche durante tutta la trasferta si spostano anche i mezzi grossi, il camion, il bus. E cosa richiesta? Le patenti, le di patenti. Camion o bus? Camion o bus, o meglio, camion e bus, quindi patente C e patente D, questo è importante. Quindi questo tu importante. Hai in programma questo massaggio, un altro ovviamente. Sì, ora, lui, poi... ora sono con Filippo Magli e dopo Filippo Fiorelli. Filippo, come massaggio? Massaggia bene, sì, Luca? Sì. Siamo e giusti. Deve dire di sì, perché se no, a parte o così o zero, esatto. Quindi anzi. Dopo cosa devi fare? Dopo il massaggio, giustamente sia io che gli altri colleghi torniamo in pratica giù a sistemare tutte le cose per domani, perché
Qualcosa ci siamo un po' anticipati, tipo a fare un po' di borracce, però dobbiamo sempre ora incartare i risini, quindi, fare panini. Quindi Gianluca, possiamo dire che la giornata lavorativa dura almeno 16 ore. No, 16 ore no, dai. Abbiamo esagerato, però una dozzina d'ore piene. Sicure, sì. Piene. Perché te calcola che stamani, una giornata come oggi, ci siamo alzati alle 7, sì, 6.45. E ora che ore sono? Sono quasi le 7 e ancora passate, devo fare un altro massaggio, in più dobbiamo sistemare, quindi, e poi si va a cena. Quindi è un lavoro molto duro. 3 settimane così, veramente. Sì, sono poi alcuni giorni molto sono impegnative. Sì. O poi va bene, alcuni giorni sono un po' più duri, ma altri anche più leggeri. Ora magari qui siamo un po' finalmente in relax. Sì, lasciamo lavorare Gianluca, abbiamo fatto vedere abbastanza, soprattutto per quelle persone che sono curiose e che a volte ci chiedono, magari uno, non so, fisioterapista vorrebbe lavorare nel mondo del ciclismo e ci chiede come fare. L'importante è capire come funziona questo. Ragazzi, lavoro. Pensateci bene, perché pensateci fate bene. La vita è dura, però è bella. È bella. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, ricordo di mettere like, commentare, non ci resta che dirvi, arrivederci alla prossima puntata. Tappa! Tappa! Io dico alla prossima tappa! Noi andiamo a casa! Però alla prossima puntata! Ciao! Grazie ciao a tutti! Dai, spingi qua, spingi!